per promuovere. Perfetto, e anche mi serve un documento. Per ora sta andando tutto bene, le persone sono munite del Green Pass ed è tutto regolare, non abbiamo riscontrato problematiche. Stiamo controllando tutti, non ci sono grandi problemi, soprattutto con gli stranieri europei. Abbiamo appena scoperto che con quelli americani è quasi impossibile perché loro hanno un documento che non viene letto dall'app. E con dei signori italiani abbiamo dei problemi, soprattutto perché alcune risultano scadute anche se appena fatte, quindi c'è qualche difficoltà. Anche il primo giorno speriamo che tutto si velocizzi, ecco. Tutti si abituino ad averlo pronto, quello giusto da farti vedere, che questo lettore in un secondo lo legge e vai dentro, in teoria. Se questa misura mi permette di lavorare e non chiudere, sì, va benissimo, perché dopo 2 anni di chiusura a me va benissimo il Green Pass. Se mi fa perdere del tempo ma resto aperto, va bene. Ovviamente deve essere fatto nell'ottica di non chiudere mai più, cioè questo è il ragionamento. Visto come sono comportati entrambi i governi che sono succeduti durante le pandemie, le promesse mai mantenute, diciamo che la fiducia per me è poca, la speranza tanta, quindi benvenga il Green Pass se non mi fanno chiudere mai più. Per ora quelli che entrano hanno tutti il Green Pass valido, perché io rischio 10 giorni di chiusura, quindi non ce la devono prendere con me, come avete sentito prima con i ragazzi, se la prendono col governo italiano. Io faccio tutto quello che il governo mi dice di fare, se non il tuo Green Pass, che è giusto, che è valido, non viene letto, purtroppo io non posso farci niente, perché ripeto, 10 giorni di chiusura, allora poi siamo morti, e siccome hanno detto che i controlli verranno fatti, noi siamo costretti ad attenerci. Cercheremo di essere abbastanza rigidi, perché se andiamo a trattare l'argomento non finisce più. Ho detto ai miei ragazzi di essere molto decisi, perché tutti lo sanno, quindi sicuramente viene qualcuno per fare un po' di. E allora cercheremo i primi giorni di essere abbastanza drastici. Non è facile, perché adesso in questo momento a Bologna ci sono un po' di turisti e non sempre il QR code dei turisti è, diciamo, valido, o ci sono dei problemi perché devono mettere quello internazionale, eccetera. Abbiamo già tanti problemi in questo periodo, e stare a fare i controllori anche di questa cosa qua è un po' un aggravio della situazione, secondo me. È giusto farlo, però dico io che non compete, secondo me, ai gestori dei locali dover fare da sceriffi per sapere se uno è vaccinato o meno. Il nostro lavoro è dar da bere, far star bene la gente e non stare addosso alla gente.